saremo immersi stasera in quella che è indiscutibilmente la più bella storia di canzoni mai successa in Italia. Direi che ci siamo. E un'altra cosa è, ho calcolato più o meno a spanne, secondo me su questo repertorio tu potresti fare, diciamo, 5 concerti, tutti con canzoni diverse e tutti dello stesso livello, vero? Falso? Non so se ci riesco, mica. No, ma esiste il modo per mettere in piedi altre 5? Sto pensando a quando hai dovuto escludere pezzi, alla fatica che ho. Io, guarda, credo che mio padre sia un... si possa fare in tutti i modi, con la musica classica, con la musica popolare, con il rock. Noi abbiamo fatto questo progetto perché a noi ci piace questo e cerchiamo di comunicare questa nostra onda. E quindi alla fine credo che lui sia una buonissima medicina per tutti, perché ha scritto delle cose che sono delle medicine davvero per l'anima, e quindi l'ho fatto anche per questo. Credo che il fatto di poter allargare la sua poesia a tutti sia un beneficio. Senti, ho vissuto il concerto in mezzo alla gente, c'è una quantità strepitosa di persone davvero appassionate che hanno cantato tutto, che sanno tutto. Facciamo qualcosa anche per loro, diciamo che c'era dentro un sacco di rock, c'era dentro Massimo Bubola moltissimo, c'erano dentro i sacri arrangiamenti della PFM, c'erano le cose che avete riadattato invece per l'occasione al vostro gusto e al tuo. È corretto? Cosa ho dimenticato? No, corretto, corretto. Ognuno ha avuto la sua visione, ognuno ha, credo, ha dato delle sue impressioni, e che dire, rimangono dei testi che possono essere anche senza musica.